Prende il via oggi a Pagani la festa dello sport, iniziativa promossa dall'associazione Coro che coinvolge diverse realtà del territorio, dal basket al volley, passando per il calcio e la lotta greco-romana. Non mancheranno le iniziative che animeranno in questi giorni la città. Penso che è iniziato già molto bene, siamo stati stamattina con i bambini del primo circolo che hanno concluso il loro anno scolastico con un'iniziativa qui in piazza alla festa dello sport. Siamo felici e soprattutto speranzosi per il continuo della festa. Se questo è l'inizio non può che andare tutto al meglio. Oggi pomeriggio saremo a Marcello Torre con il secondo memorial di Raffaele Acuzzo, domani ci saranno le fasi finali del torneo e poi tanti altri sport qui in piazza fino a domenica sera. Allora, noi oggi pomeriggio saremo qui in piazza con il mini volley e un torneo di volley femminile, domani pomeriggio saremo col calcio balilla, domenica mattina lotta greco-romano, romana, esibizione di judo, domenica pomeriggio poi concluderemo con le varie premiazioni, altre esibizioni di danza e di fitness. Proprio grazie alle associazioni come quella di Nello che si riescono ad organizzare eventi di una portata così importante. Avere oggi a Pagani in piazza tanti bambini, tanti genitori e tante persone che divertendosi fanno sport, fanno aggregazione sociale, per noi come amministratore è soltanto un motivo di vanto avere nella nostra città persone come Nello e come il professore Giovanni Caso che ci spronano e ci danno manforte nell'organizzazione di questi eventi che sono proprio una boccata d'ossigeno per l'intera comunità paganese. Rinnoviamo l'invito ai cittadini paganesi a venire in piazza Sant'Alfonso, piazza Auditorium e vivere con noi queste giornate di puro sport e divertimento.